Porte aperte ad Unicam, ne parliamo con la dottoressa Valeria Polsonetti, responsabile di questi due giorni che interessa Unicam e non solo, con le sue tante specializzazioni e facoltà. Dottoressa. Sì, un bel evento che ha riscosso successo almeno per questa prima mattinata, ma domani aspettiamo ancora più studenti di quelli di oggi. Un momento in cui gli studenti ci conosceranno, quindi avranno l'opportunità di avere informazioni sulla nostra offerta formativa, anche vedendo in pratica le professioni a cui questa offerta formativa abilita. Oggi siamo qua nell'ambito di questa manifestazione dove partecipiamo come scuola di bioscienze e medicina veterinaria. Chiaramente io appartengo al settore biologico e quindi è un'occasione per incontrare gli studenti e per parlare dei nostri corsi di laurea del settore appunto biologico, che sono un corso di laurea triennale attivato qui a Camerino che si chiama Bioscience and Biotechnology e ha la specificità di essere completamente in lingua inglese fin dal primo anno e di offrire allo studente la possibilità di scegliere tra due percorsi formativi e quindi laurearsi o come biologo o come biotecnologo. E cosa farà da grande? Lo chiediamo a Porte Aperte Unicam a Chiara, lei viene da Matelica, la prima volta qui a Porte Aperte. Sì, esatto, io diciamo che ancora sono un po' indecisa su quello che fare nel futuro, però l'orientamento mi ha aiutato, diciamo, per indirizzarmi su determinati settori e escludere altri. Una vaga idea per una prossima iscrizione invece? Sì, diciamo, mi interessa il settore di farmacia o anche questo nutrizionista che riguarda l'alimentazione, o altrimenti mi indirizzerei verso medicina più che altro, quindi ho le idee ancora un po' confuse.